Davide, ma che ci hanno nominato per l'Ice Bucket Challenge? No, davvero. Va bene, dai, metto il ghiaccio in congelatore. No, è saltata la corrente. Proprio adesso che ci serviva il ghiaccio. Mi dispiace, proprio adesso l'hanno tolta, ma che peccato. Ah, mannaggia loro. Salve a tutti, siamo stati nominati da il nostro amico a questo punto, Francesco Sgnolin. Grazie a Francesco, grazie a Dio, grazie. Poteva andare anche meglio. Allora, le macchine ci saranno su. Dopo allarmi, macchine, ambulanze, siamo qui per dirvi che comunque questo, infatti, dopo anche noi doneremo, adesso non l'abbiamo ancora fatto, ma doneremo sicuramente per la sclerosi laterale amiotrofica, la SLA, e quindi è una cosa importante, non è una cavolata di un secchio in testa. Ed inoltre, cos'è che volevi dire? Inoltre, nel casino, io volevo dire anche, dato che ci siamo, ringraziamo per i quasi 3.000 iscritti che ormai siete già quasi arrivati, quindi ormai ne un numero così. Anche per ringraziare tutti voi. Ed è arrivato il momento, direi. È arrivato il momento. Prendi la tua cena. Sei pronto, Davide? No, io neanche un po'. Nemmeno io. Vabbè, però bisogna. Bisogna. Per forza, per forza. Per forza, per forza. 3, 2, 1. Allora, nominiamo, aspetta un po'. Aspetta. Allora, io direi di nominare. Dai, non è proprio gente. Direi di fredda. Nominare un po' di gente, cosa dici? Allora. Non è proprio fredda, no, è caldo come al Polo Nord. Ma quanti sono? Quanti sono? Ne devi nominare sono 3. Ah, io mi ero preparato una lista. Vabbè. Allora, nominiamo. Nicolò e Andrea Gagazzi, di H di Blog. Inoltre Luca Viscardi che come youtuber, qua ci sono anche Zanzare che vengono davanti, Andrea Lorenzoni. Vai. E adesso? E adesso mi si incolla la carta. Cioè, andiamo. Ciao a tutti. Ciao. No, l'avevo i panni, sa? Panni. Ah, che bello. Ah, a posto.